In questi giorni ho trovato questa cosa su God of War. Le mod sono bellissime. Se iniziamo la serie così avrei fatto 1 milione di views. Mannaggia. Homer Simpson che prende un tronco e glielo tira in faccia a Flanders. No, bigger night. Ma è epico. Bentornati su Boy Simulator. Sono qua con che non si comporta bene e ogni tanto devo dargli qualche pugnetto. Ecco, comunque questo in teoria Fa freddo. Sì, che sempre sei? A lamentarti, non sei un dio. Siamo finiti nella parte peggiore di Hell. Proprio l'inferno. Comunque dovrebbe essere l'ultimo episodio questo, ragazzi. Ci risparmierà solo metà strada verso il tempio di Tyr, ma almeno ci allontaneremo da qui. L'importante è allontanarci dal Hell. Per migliaia di anni il guardiano del ponte ha tenuto lontani i vivi da questo posto. Ma ora che gli hai strappato il cuore, eccoci qui. Uff, come tutto si capovolge. Sono già arrivati dei fettuccini pannati. Aspetta che gli stacco l'osso del collo. Cioè, iniziamo bene. Lasciate il like per altri colli spezzati. Yuhuu. Oh, l'ho buttato giù. Comunque, ora vorrei uscire dall'inferno e andare in paradiso. Grazie. Ma noi siamo dei. Cosa? Possiamo fare quello che vogliamo. Ragazzo, allontanati. È quello che ho detto a tua madre. Ma quello sono io! Non è... Quello non ero io. Io non l'avrei mai fatto. Non devi pensarci. Non qui. Sì. Dobbiamo proseguire. Ma sembra che abbia ucciso me. Non aveva la faccia di Modi. Oh, cacchio. Un presagio del futuro? Un presagio di Ragnarok? Non lo so. Qua andiamo avanti, dai. Però basta visioni, basta allucinazioni, ragazzo. Testa, cos'era? Qui non ci sono solo i vecchi e i malati, ma anche i criminali. El non fa distinzione tra noi e chi deve essere tormentato da queste visioni. Bello. Come le fermiamo? Fuggiamo. Buona idea. So che è colpa mia se siamo... Bravo. Ma rimedierò chiunque io sia. Sì. Io rimedierò. Tu esegui gli ordini. Aia. Ma forse non sono così. Devi esserlo. Ora fammi pensare. Sì, ragazzo, che qua. Allora, dobbiamo bruciare i cespugli. Ah, ok. Guarda te che cosa mi tocca fare. Guarda te. Le porte tarocche. Porte tarocche. Oh! Aia! Aspetta che non ho tempo per te. Guarda quanti pugni. Sulla pancia del cavolo. Oh, ma era duro e non era manco un boss. Oh, fiamma del caos. Boh, io le prendo ste robe, ci saranno sicuramente utili più avanti. Ah, non è stato facile, non è stato facile, ragazzo. Dammi qua. E sono felice di spaccare i cubi. Un attimo, forse ho visto Baldur. No, stai buono, tu e le tue visioni. Baldur, cosa ci fa qui? Ah, è vero, anche lui è qui. Avrei mai voluto una cosa del genere. Senti, ne avevi il diritto, strega. Ne avevi tutto il diritto. Io sono tua madre. Non sento gusti. Non sento. Che stupido. Non sento nemmeno la temperatura. Che stupido. Questa stanza. Mangiare, bere, le donne. Tutto è sparito. Non dovrei più sentire dolore, mai più. La morte non ha più potere su di te ormai. Preferiresti morire? Che sentire ancora? Certo. Preferirei. Tranquillo, arrivo io. Sì. Cracchete il collo un'altra volta. Prego, ti prego. Sciogliti. Così, che faccio? Figlio. Vivere in eterno, anche quella è una condanna, Grazie. Almeno su sta terra. Ecco, dai. Vabbè, dai che vengo, dai che arriva. La morte sta arrivando, tranquillo Balduino. No. Tranquillo Balduino mio. Non lo farò. Avanti. Cosa? Avanti. Cos'è, fa il tifo per il suo del passato. Esatto, possiamo risolvere tutto, te lo prometto. Fidati di me, io sono... No. Il cinema 3D. Avanti, dai! Invece non lo fa. Avanti! Invece non lo fa, così lui non è contento.
E ora si dispera. Perché non ho fatto fuori mamma? Le tragedie norrene. Codardo, sì, autoinsulta, fa tutto da solo. Non voglio rivederti mai più. Mai più. Mamma mia. L'apoteosi della stupidità sta vedendo. Adesso ci pensa lui. Fatto. Poverino. Che anche cosa no. Mi hai fatto? Frey e sua madre. Perché non ce l'hai detto, testa? Me lo sono scordato, ci credi? Davvero? Ah, no. Ma è vero! Frey e sua madre! Cosa? Non avevo tutto questo per mantenere un tale segreto. Non ero accorto. Ecco la barca. Ah, Frey e sua madre! Presto. Are you kidding me? Ora si spiegano molte cose. Anzi, no. Aiuto. Vabbè, dobbiamo andare alla barca dei morti per uscire. Questa barca ci porterà fuori. Prima però devo portare fuori altri stupidi idiomi. Dai. Dai, 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 venga qua. Mazza chiodata gigante. Basta! Avete rotto il Krauti! Avete rotto i Krauti! Fallo fuori, fallo fuori, eliminali! Ecco, ecco, ecco! Aia, non gli ho fatto abbastanza male. Oh, le mosse. Oh. Usiamo la nave per uscire dall'inferno. Epico! Di spazio. Lascia che tuo papi ti mostra cosa faceva quando era giovane. Quante testine. Devo muovere l'albero maestro. Le vele sono intatte. Che sedere! A parte che la nave sta andando a fuoco, ma dettagli. Non è fatta di legno. Bene, ricorda, non faremo tutta la strada con questa barca. Vabbè. Il tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Ah. Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. Non c'è problema. I Vanir costruirono la migliore nave di tutti i tempi. Volava. Skid Blonir. Skitto. Sì, Skitto. Perché era progettata per farlo. Questa no. Ah. Comunque, noi abbiamo questa. Troveremo il modo per volare, tranquilli. Se no voleranno i miei schiaffi. Ma qualcosa volerà. Ma non facciamo la fine del Titanic! Ecco! Ecco che torna! Non ho mai visto un iceberg così grande. Titanic want to know your location. Ora si spacca l'iceberg. Ok. Quante domande. Guarda. Ci sposta? Ora inizia a volare. Dai che inizia a volare. Stai ammainando le vele. Sì. Ma come ci muoveremo? In alto. Ragazzi, l'ho progettata per volare. L'ho progettata per volare, incredibile, tramite i fuochi. Stiamo volando. Il calore delle sì, gambe. Abbiamo creato una mongolfiera. Il fumo ci sta facendo salire, incredibile, ma è un... Non è più tutto muscoli, Kratos, è diventato un genio, incredibile. Siamo di nuovo incagliati. Sì, vabbè, per poco. Resta ecco, nella barca. Ecco. Devo solo prendere due tesori, sai, le ricchezze. Anche Kratos è un uomo di società che pensa agli soldi. Aspetta un secondo che stacco il... Portanna, questo ponte. Aspettami qua, ragazzo. Ragazzo, di fretta. Di fretta. Di fretta qui. Tic attacca. Ok, siamo andati in alto. Yes. Atreus. Ti aiuto. Ma cosa vuoi fare con i tuoi braccini? Dai, cioè, in realtà sto facendo tutto io. È giusto per renderlo partecipe in qualcosa. Ogni tanto. Perché se no se piagne. Sei proprio un figlio di un dio. Bravo. È fatta. Siamo liberi. Bravo. Adesso fuggi da Helheim. Noi usciremo di qui. Secondo me arriveranno un sacco di nemici. Affrontami, padre. Affronta. È ora di farla finita. Ma sì, figlio. È ora. È ora. No. Di nuovo quella voce. E papparino. Io
so. Sì. Stiamo andando contro Zeus. Siamo sopra i cieli di Helheim, vediamo cosa c'è sotto. Iceberg! Non lo so! Un altro iceberg! Tieniti! Oh, santo cielo! E da dove sono spuntati questi? Vabbè, non me lo starò qua troppo a chiedere. Sì. Lasciamoli fuori tutti. E andiamocene. Intanto la barca si sta muovendo, che è positivo. Il Guardian Leviosa! Perché gli faccio... Guarda che... L'ho fatto volare! Grazie Ermione per il consiglio! Ecco, io invece vi consiglio di abbandonare questa nave, Luridoni. Ormai i troll vanno giù, che è un piacere però. Lo userò come ammazza scagnozzi! Tira le orecchie, eccoli! Buttiamo giù tutti i nababbi. L'arpione. Dov'è storpione? È qui? Gancia storpione. Via, 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 via! Ammutinamento! La regola della nave. Mi do impatto agli squali. Un pezzo di nave addirittura. Non frega niente. Ce la facciamo anche senza, non frega niente. Oh! Abbiamo trovato il tempio del Tyr. È ora, figlio. Dai uno sguardo a quello che hai fatto. No, chiudi gli occhi. Ah, versione giovani. Giovine. Ma mio figlio vede queste robe? Non è date ai minori? Sì, mi ricordo, questa era la scena dell'ultimo Gatto Fuori che lo picchiava. Oh, oh, oh. Anche tu vorrei fare questo tuo gobbo da grande? Forza, dobbiamo andare. Tu hai visto? Non c'è tempo, guarda. Oh, oh. Oh no, le colonne d'Ercole. Oh, non so, una cosa simile. Che era meglio non toccare. Via barattoli, via rocce! Ho un piano! Tu? Salta! Non è un piano quello! Oh! Te la sei immaginata così? Ah, siamo nella struttura! Yes! Aug! Aug! Era questo il tuo piano? Siete tutti e due ti pazzi. Fa bene la testa o male la testa? Non lo so, però stai buono. Ce ne andiamo da qui. Ok. Ora. Sì. Ora dobbiamo basta tornare. Che non ci ammazziamo facendolo. Bang. Bing. Boing. Bing bong. Yes, 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 yes. Che posto è questo? È quello di casa di Odino. Riconoscerei il suo pessimo a casa gusto. Di Odino? So che fosse. Guardate là. Il pannello mancante ah, di Tyr. Ah, e cosa fa? Cosa dice? Odino l'avrà rubato. Ma perché? Perché nasconde il suo passato. Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Ma... Testa. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, Alfa Omega. Ma simboli di altre terre. Ah. Significano... Guerra. Già. Come mai? Ci sono anche quello gli egiziani. Lo conosco molto bene. Oh. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Ah, è vero, ecco cosa hai detto. Fammi vedere da vicino. Ma ti serve, non hai l'occhio bionico. Puoi zoomare. Oh. Molto interessante. Non sto capendo. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo,
e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, oh, oh. Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Quindi si può... Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello? Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Così. Un nano crafta qualsiasi cosa. Broccolo! Quel simbolo sulla porta del tempio. Broccolo, ci servi. Pace, unità, una persona. Speranza e anche altro. Lo stile di Tyr. Ha fatto lui questa porta. Sì, ma non era casa di Odino, quindi Odino gli ha fregato la casa. Ragazzo. Prima. Quello che hai visto. Non era vero. Io non ho visto niente. Tua testa. Non mi hai visto con qualcuno. Con un vecchio. Quale vecchio? Non ha visto. Meno male. Ce ne andiamo. O forse ha visto e fa finta. Sì. Come vuoi. Bene, dai. È ora bene, di andare. Torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Dov'è quel nano? Ah, esatto, quindi possiamo tornare. Siamo stati ad Helheim, ma possiamo uscire da Helheim. Oppo, testa. Rebelle. Perché non ci hai detto che Baldur è figlio di Freya? Già. Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir. Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Buono. Un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Ah. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Oh. Mimir. Sì? Tu hai capito come ferire Baldur. Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia. Ah, no, si è buggato. Fisica o magica. Ma c'è modo. Basta così. Un modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. Ora andiamo dal nano. Brock, sei qui o ti hanno rapito? Ah, sei sempre qua. Lui non si fa rapire, bravo. Puoi forgiarla? Te l'ho chiesto anche per piacere. È forse un'arma? O un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela. Anche se io volessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Salda la strati. Si salda a strati con lo scapslang. A strati sottili. Ma... Lavorati alternati. Va bene, sapientone. E dove penseresti di trovare un bel pezzo di scapslang? L'ultima volta che ne ho visto uno mi si... Dai, non mi dire. È davvero... E dove l'hai? Ho dovuto sporcarmi le mani. Io le faccio queste cose, al contrario di te. Non startene lì impalato, su! Diamoci da fare! Oh, una volta che li e vedo... Tu fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Oh, al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Bene, dai, mi fa piacere che si siano alleati per creare l'arma più forte del gioco. Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è. Ma dobbiamo stare qua a guardare tutto il tempo voi che craftate? Vedo che inventiva. E che pulizia. Che castorino ingegnoso. Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? No, infatti. Ecco. Ah, così rapidi. Eccola qui. Bravissimo. No, non scordare questo. Le firme dei fratelli, tutti e due. L'unica cosa firmata da tutti e due. Non so
quanto succederà. Tu smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Ma la runa del vostro marchio ora è diversa. È il prezzo di riforgiare qualcosa che si era rotto. Il vostro rapporto. Lo sapevo. Vi volete bene voi due. Oh, smettila, principessina. Se continui mi farai piangere. Mi piace il nuovo marchio. Bene. E voi? Bene. Noi abbiamo una missione. Ci interessano le vostre storielle da femminucce. Lasciatelo stare, il papà è così. Da quando ha perso i capelli non è più lo stesso. Ah, vabbè. È stato un duro viaggio, duro. Tutto un po' duro. Ma anche io sono duro. È pronto a liberarmi. Ora dobbiamo solo capire cosa apre questa chiave. Deve essere da qualche parte nel tempio. Nel tempio. Nel tempio, sì. Troverò questo tempio. Quindi tutto questo tempo c'era un tempio qua, io non lo sapevo. La runa mi viene di rivelato te. Tutto. Ecco. Con una chiave speciale si apre un tempio speciale. La camera siamo nascosta dentro. Di Tyr. Ma cos'è questo posto? Aiuto. Non so quanto te, fratello. Non mi piace. Oh. Wow. Magico. Mi piace. L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio 3. Ah. Ma perché il suolo sotto. È sul soffitto? Sotto. Quindi queste sono le radici dell'albero. Le porte del regno sono speculari a quelle in alto. Non da qui. Dobbiamo craftarci un'altra mongolfiera, probabilmente. Kratos, pensaci tu. Ah. C'è lì dietro. Guai. Grossi. Guai. Cosa dobbiamo fare? Ah, c'è una porta. Ok. Ma che posto. Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte dei giganti. Però i giganti, come facciano a fare arazzi così piccoli? Cioè, ci vuole talento. Era come fare un mini acquarello. Wow, wow. Questi chi sono? Giganti. Come al solito. Sono tutti giganti. Io li vedo giganti. Ragazzo. Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. Quindi c'è un modo per arrivare a Jotunheim. Indietro. Va bene. Lascia fare la capoccia del capo. Proviamo. Proviamo. Devo solo capovolgerla. Cosa si può? Tutto qui. I giganti. Io ho la forza di giganti comunque. Ne ho anche battuti alcuni in questo viaggio, quindi non è un problema. Straordinario. La sala è costruita su una specie di assale. Oh? Ci sono catene sui lati. Senza di esse possiamo capovolgere il tempio. Come? E vai. Ora che si fa? Si capovolge? Dobbiamo trovare dove si capovolge. Oh, oh, non prima di aver sconfitto i giganti. Io devo ammazzare sti giganti? Va bene, non credo che siano stili. Ah. Ragazzo, sulle statue. Ho visto. Secondo me diventeranno ostili. Sinistro. Se vuoi spezzare quelle catene, temo che dovrei andare a farlo di persona. Cosa mi è servito riguardare ste robe? Ma quanti armadi ha? È un ossessionato, un feticista di armadi sto Tyr. Guardare un altro. Che spiega. Un altro qui. Che si chiama Bergelmir. La mamma mi aveva detto che era il re dei giganti. Già, era questo e molto di più. Quindi era una mamma sembra gigante. Che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino, è dire poco. Aiuto! Ma quanto ha partorito? Ma non è stato ucciso. I giganti muoiono di vecchiaia. Forse, sebbene sia raro secondo le leggende. Cosa vuol dire? Cioè, è una cosa rara morire di vecchiaia? Allora, veramente tanti anni! Altre trappole montate. Aiuto! Quindi sì, per ogni catena ci sono delle trappole, ho capito. Non è un problema comunque. Ok. L'ho fatta.
Ho invertito il meccanismo e let's go. Bene, 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 bene. Sì, dovevo spezzare la catena. Dobbiamo spezzarle tutte in modo che sblocchiamo il sistema. Hey, non si scherza con l'uomo che reggeva il cielo. Cioè, io ho una forza che potrei reggere l'intero cielo. Sapete che c'è una leggenda tipo, mi pare greca, o comunque dovrebbe essere greca, dell'uomo che reggeva il cielo. Devi essere pronto. Oh no. Oh no. Questi sono duri. Questi sono duri. Purtroppo questi sono dei rompiballe. Ne ho già affrontato uno nel regno dei morti. Però sono più preparato, direi. L'ho quasi ucciso, eh. Ormai sono diventato fortissimo. Eccolo. Ora tocca a me. Dai, butta giù sto vichingo barbuto. Tornatene nel Valhalla e non rompere a me. Che caspita. Non mi sento più le gambe, la schiena, tutto. Abbiamo fatto una. Adesso dai, velocemente andiamo a fare l'altra. Ci saranno altri mille nemici. Eccole qua, guarda. Un altro rompi. Variare è importante. Quanto odio questa parte. Lo so. Ma aspettano solo noi. Quindi diamo una piccola lezioncina. Quindi adesso posso flippare tutto. Mi flipperanno anche le balle ora. Sì. A tra poco. Dai. Ok. Dopo aver tirato le orecchie a molti nemici. Ma se non dovesse funzionare, ricordate, Tyr aveva un buon motivo per creare questi ostacoli. Tenne Jotunheim fuori dalla portata di Odino, ma il mondo non è in pace. No, ma c'è speranza. Ora lavoriamo tutti insieme, uniti. Ecco cosa diceva la runa sulla porta per questo luogo. Siamo sul cammino di Tyr. Che bravo ragazzo. Però ci ha rotto veramente. Cioè, Tyr ci ha reso proprio le cose difficili. Usa le gambe. Ma almeno così Odino non ha potuto fare i suoi piani malvagi. Quindi ora capovolgiamo tutto. Io non ho idea di cosa succede. Dai. Le catene non ci sono, quindi woohoo! Mi flippa tutto. Si flippa Midgard. Per andare a Jodeno. Oh mamma. Mi sa che forza bruta sarà la risposta. Lo vedi, Mimir? Nessuno può farcela. Aspetta. Gli ostacoli sono delle prove per verificare che noi siamo in grado di battere. Saremo anche in disaccordo. Io e mio padre, tu e Freya, Brock e Sindri. Ma se collaboriamo, siamo una squadra. È questa la prova di Tyr. Ecco perché ce la faremo fino a Jotunheim. Hai sentito? Il ragazzo ha trovato il suo equilibrio. Cosa significa? Significa che sei saggio, Atreus. Ed è bello sentirti così. Finalmente. Non sei più muccioso. Muccioso. L'oggetto misterioso di Tyr. È tipo una runa speciale per andare a Jotunheim. Sarebbe stato tutto più semplice, però, se non avessimo distrutto il portale, eh. Spezza. Ragazzo, il tuo pugnale. Posso usare anche la mia ascia, eh. Crepa. Però deve dire crepa. Si dice crepa, non è contento. Tutto deve crepare. Un'altra di quelle rune. Tipo la seconda. Allora, che cosa abbiamo? Una specie di pietra del viaggio. Fammela vedere. È infilata. Mamma mia. Per la grande Audumbla. Questa è la pietra dell'unità. La conosci? Non ero sicuro che esistesse. Se Tyr la possedeva, si spiega come potesse visitare tutti i regni e altre terre, per di più. La conservava nel pannello rubato da Odino. Sì. Sì, è così. Ho capito adesso. Ritraeva Tyr che camminava nel regno tra i regni. Sai che non si deve deviare dalla retta via? Beh, Tyr seguiva sempre una strada tutta sua, se capisci che intendo. Una retta storta. Il regno tra i regni. Regno tra i regni.
È tipo quelle porte, eh? E io come ci arrivo in questo regno? Questo regno tra i regni? Esplora il regno tra i regni. Secondo te l'altare raffigurava Tyr che scendeva da un ramo dell'albero del mondo e pensi che allo stesso modo raggiungere il sentiero per Jotun? Sì. Quindi devo... Oh cielo, era questo che avevi in mente, vero? Quindi le porte. C'è una porta segreta. Tramite questa porta posso andare nel regno tra i regni. Una porta segreta. Se stai pensando di scaraventarci nel vuoto, spero che tu ne sia sicuro. Nel vuoto? Idea tua, trovare la propria strada. Ridicolo. La propria strada. Ma noi abbiamo la pietra dell'unità, quindi possiamo farlo. Qui ora è dove Tyr andò oltre e la pietra dell'unità non potesse. Ok. Strano ma pronto? Vero. Pronto? Pronto. Beh, se è la nostra ora è stato un onore. Abbi fede, testa. Così, ci gettiamo di nuovo nel vuoto. A volo d'aquila, sì! È tipo Baldur ancora bella. Pensavo ci sarebbe stato un ponte! Ma che regno finiremo? E cosa sarebbe successo senza pietra? Non lo so. C'è il ponte! Oh, perché ho la nausea se non ho lo stomaco? La testa? È stato strepitoso! Guarda! La torre, sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico. Come nascondi una cosa che esiste in tutti i regni? La scagli via nello spazio tra i regni. Hai capito? Tyr, vecchia volpe. Vecchia volpe, Tyr. Dall'altra parte c'è Jotunheim. Ma no, non si passa per Vanheim per arrivare alla vetta di Midgard. Ma come lo usiamo? Direi di dare un'occhiata dentro. Boh ragazzi, io ho il cervello in pappa dopo tutto quello che ho visto. Non sono mai facili come sembrano. So l'avevo troppe cose. Come direbbe Crypto di Apex, impazzireste se sapeste tutte le cose che so. Dobbiamo usare la pietra qua? Usiamo la pietra qua. Il regno tra i regni. Oh no, ha preso la pietra. L'ha presa per ridarcela. Assorbe l'energia della pietra. Sta succedendo qualcosa. Si muove. Si muove. Si muove, si può fare. La pietra è servita al suo scopo. Stiamo compiendo l'incantesimo di Tyr. Ora che succede? Tyr. Non ne ho idea. Ma dopo quel volo sono certo che il peggio sia passato. Dici? Sono usciti mostri da altri regni. No, questo è decisamente peggio. Ok. E star zitto e smetterla di gufare. La prova dei regni, dei regni. Oh. Ah sì, veleno Seider. Russo. Sì. Andare, violento, mi tocca andare. E quello era l'ultimo. Oh, meno male che è finita. Era solo una prova così. Mattacchione, Tyr. Ma lo sai che noi siamo forti. Siamo ok. Cosa sono qui? Ora dove siamo? In un altro legno del ghiaccio. Direi al fai. Sì. Oh oh. Eccoli qua. Sempre più difficili. Sempre peggio. Ah, sono tornati gli alieni là. No, speravo di non vederli mai più. Padre, occhio! Gli insetti bruciano bene, però. Padre, occhio! Ci siamo quasi, meno due. Mamma mia! Sono rompi questi! Oh! Uno è andato, ora l'altro sarà easy farlo fuori senza il fratellino. Basta, non lo so. Basta, erano troppi, basta. Questi due mi hanno proprio rotto, basta. Lime, ecco, Lime. Dai, basta. No, boh. Oh cielo, arrivano. Oh,
Guarda. Mamma mia. Basta. Ok, ora basta. Abbiamo visitato tutti i regni. Tutti. Voglio andare nel regno dei giganti. Eccolo qua il regno dei regni. Muspelheim. Non ci siamo andati a Muspelheim. Non me lo ricordo. Vabbè. Regno delle tartarughe ninja. Facciamo pure questo. Ok. Due giganti. Mamma mia, ma me le fanno apposta. Lo fanno apposta. Dai, ammazzateci. Aio, oh, oh, ma che sta diventando? Oh, ma sono troppi. Una porchetta. Vai, fagli un po' di male. Fagli un po' di male all'angolo. Porca schifosa. Roll. Bene. Ok. Furia spartana adesso. Sì. Oh sì. Oh sì, sto demonietto qua. Voglio vedere. Oh. Goodbye. Ci sono altri regni? Ci sono altri regni qui? Vogliono rompere le palle? Cioè, ho sconfitto tutto. Tutto sconfitto. Ci siamo fermati. Credo sia finito. Oh, bene. Sì. Ma dove siamo? Nel regno strano. Nel regno dove nessuno vorrebbe stare, ma noi ci siamo, mannaggia. Che dobbiamo fare, ragazzo? Ok, ma siamo... Siamo di nuovo a Midgard. Il ponte. Ce l'abbiamo fatta. La torre è di nuovo al suo posto. Quindi vuol dire che adesso... La sala del viaggio di Tyr ci porterà a Jotunheim. Ah. Come l'ha fatto Tyr? Odino sospettava che i giganti custodissero in segreto i resti dell'essenza creativa primordiale degli Jotnar. Ciò di cui sono fatti tutti i regni e da cui è stata creata la pietra dell'unità. Dovevano essere disperati se si erano fidati di un estraneo come Tyr. I braccieri di Tyr, un simbolo di luce che lega insieme tutti i regni. Perché avrà usato quelle strane rune? Ora che lo dici, non l'avrebbe fatto. Vabbè, strano, molto strano. Ma il serpentello lì sta a guardare, non ci dà mai una mano. Vabbè, ce l'ha già data una volta, non che debba per forza. Però, insomma, non mi inquieta un po' vedere sempre un serpente gigante sullo sfondo. Sono esausto, ragazzi, sono davvero esausto. Sono ore che combatto e sinceramente vorrei arrivare alla fine del viaggio adesso. Ok, siamo tornati nella sala dell'albero. Ora si può andare a Jotunheim. Non so cosa troveremo a Jotunheim, ma dobbiamo coprire le nostre tracce. Che bello però, finalmente. I corvi diranno a Odino che la torre è tornata e i nostri sforzi non devono andare. Certo. Ok. Noto che c'è una pietra diversa. Quindi ora si può andare. Finalmente il regno dei giganti, Jotunheim. Sì. Andiamo. Ci siamo, andiamo. Sì. Dobbiamo stare attenti a Budino. Un secondo, aspettate. Non funzionerà. Cosa vuol dire? Cosa? Manca il cristallo del viaggio. Tyr avrà usato i suoi stessi occhi per rifrangere l'energia. Non male. No, però ragazzi. Quali gli stessi occhi? Ho un occhio, uno solo. Odino mi ha cavato l'altro proprio per impedirmi di viaggiare. Scusate, pensavo avrebbe funzionato. Che ne ha fatto Odino del tuo occhio? Se l'è tenuto. L'ha nascosto da qualche parte, temo. Mannaggia. Siamo arrivati fin qui. Troveremo un modo. Ascoltate, è un azzardo. Ma per anni ho visto Sindri e qualche volta Brock curiosare vicino a quella montagna quando arrivava Odino. Forse sanno qualcosa. Brock e Sindri! Dai, che parliamo con i nanetti, dai. Siamo fortunati di avere le amicizie giuste per poter proseguire con il viaggio. Però se non mi danno le robe inizio a parlare in corsivo, eh. Avvertiti. Ragazzi, ho una domanda. Dove possiamo trovare l'altro occhio di Mimir? Guarda con quale gamba sopra il tavolo. Bellissimo. Beh. Scusate, perdonatemi. Non è stato molto utile.
Beh, sai, fu quella volta in cui Odino mi venne a cercare per costruire una statua con uno scomparto nascosto. Siccome non si trattava di armi e gli Aesir non erano altro che un mucchio di stronzi imbutterati, anch'io rifiutai. Ma so che venne costruita lo stesso. Che statua era? È quella di Thor, quella nell'albero con gli attributi in mostra. La statua mangiata dal serpente. Mi dispiace. Ora va meglio. E come facciamo a guardare dentro al serpente? Dentro. Oh no! Parlavamo del serpente, quindi dobbiamo uccidere il serpente. Andiamo a vedere che cosa ne pensa il serpente del mondo. Non ne penserà buono e dovremo ucciderlo per ottenere l'occhio. Bene, ragazzi, non so cosa di nuovo al corpo. No, please. Perché devo andare dal serpente del mondo? Questa cosa non la volevo fare. Ci sarà da sudare. Vieni qua. Abbiamo bisogno di te, bestiolino. Chiediamolo gentilmente, se no non è possibile. Tosta tu in smutto tu fa. Mangiata. La statua è scomparsa. Lui pensa che sia ancora nel suo stomaco. Ha aperto le fauci perché entriate dentro la bocca per dare un'occhiata. Almeno è gentile, pensavo di volerlo scuoiare. Davvero? Comunque, neanche lui ne è così entusiasta. Gli abbiamo rovinato il sonno. E ora lui rovinerà noi. Andiamo. La bocca del serpente. Ma mi stai prendendo? Lo facciamo davvero. Ci faremo inghiottire dal serpente. Quanto fa? Puoi non venire. Io non me lo perdo di sicuro. Sei un dio dappertutto. Andiamo a vedere, allora, com'è che si fa? Quindi sì, prendiamo la barchetta. Che il serpente ci aspetta. Sicuro che sia una buona idea? No. Non mi piace sta roba. Mi sa che rifiuterò. Fratelli miei, sono stato in tanti luoghi strani, ma questo non scherza. Sì, neanch'io sono mai stato nella pancia di un gigante. E tu? Non di uno. È una reazione prevedibile a questo punto. Non ci credo. Non ci credo. Mi ricorda quei gonfiabili da bambino dove entravi nella bocca del coccodrillo. Solo che qua è un po' più puzzolente. Navigare nell'acido della bocca dello serpente. Vabbè, controlliamo, basta non fargli male. Aiuto. Sì, aria scoperta. Ventre del serpente. Dai, la statua sarà da ste bande, no? Sognavo spesso di essere mangiato. Dei sogni non bisogna. Non ho paura, mi ha solo fatto ricordare come mi sentivo quando ero bambino. Troviamo la statua. Dov'è? Guarda quante robe si è mangiato. Alberi. Quindi è vegano. Meno male. Se è vegano va tutto bene. Ma è grandissimo sto serpente. Ah, l'odore è migliore di quanto pensassi. Ricorda la birra all'erica che fermenta. È piacevole. Sei così strano. E qui? Ah, qui l'acqua sembra che bruci. È acqua, non è vero? Ho trovato degli ori. Sì, più o meno. Più o meno. L'acqua che brucia. E cosa mi dice che si incacchia? Oh, qualcosa mi dice che è davvero. Devo pure mettermi a far puzzle qua. Ok. Ah! Qua dietro c'era.
Stavo perdendo la pazienza. Salta. Salta. Sì. Sì, bravo bambino. Sì. 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 Che cerchi? Adesso togliamo la lascia così ci spostiamo dall'altra parte. Cioè, ma mi pure nello stomaco. Dove avrà messo il tuo occhio, Dino? Non lo so, mica posso vederci da quell'occhio. Peccato. Budino. Dai, budino. Dai, budino. Fagli male al pancino. Ok, credo che abbiamo trovato un tesoro. Che fa sempre comodo. Tanto non potremo mai più prenderlo, quindi ho fatto... Era qui. Sì, è un occhio. Era proprio nella casa. Forse dovrei piantarmelo in testa per non... perderlo. Dai. Zappaglielo. Piano, dai, piano. Bene. Grazie, fratello. È bello riavere la profondità visiva. Dai. E qui c'è un altro, prendiamo pure questo, che non ci si priva di niente. Scusa. Olla. L'ultimo. Ora possiamo decifrare le rune di Nifl. Ah. E c'è anche una runa del viaggio. Ah. Vuoi partire? E come si parte? Come partiamo? La corda! Uey! Quindi torniamo da dove siamo venuti. Devo rifarmi tutta sta gita in barca nell'acido. Manco Geppetto con la balena ha avuto sti problemi. Non posso dire di sentirmi di nuovo completo, ma è un miglioramento. Il Bifrost è intatto. Andrà bene. Allora abbiamo tutto. Bene. Andiamo verso Jotun. Ora nessuno ci fermerà. Nessuno. Hai mai sentito l'espressione sfidare la sorte? Vabbè. Jotun. La mia bella. Non so, una brutta sensazione. Ho veramente una brutta brutta sensazione. Ragazzi. Quindi come una usciamo? Brutta sensazione. Ah! Che succede? Sta avendo un bruciore di stomaco. Che la nostra presenza disturbi la pancia di Jormungandr. Oh no. No. Qualcosa. Cosa? Vuole mangiarci? Era una trappola. It was a trap. Che gli succede? Non va bene. Era una trappola. Meno male, è finita. Non lo so. L'hanno colpito. Sta avendo un attacco di diarrea. Cosa? Sta avendo un attacco di diarrea, non posso no! Non posso concordare. No, non adesso, non adesso! Non l'attacco di diarrea adesso! No! Siamo quasi fuori. Siamo quasi fuori. Oh, oh. Mi sa che è Odino. Mi sa che è Odino. No, no. La barca si muove, sto per non vomitare. Ok. Are you kidding me? Si torna a casa, baby! Perché? È morto? Chi l'ha ucciso? Ragazzo! Ragazzo! No! Sto bene! Mi ci sto Ma quasi abituando. Ma cosa è successo? Un attacco mal di stomaco? Che gli è successo? Siamo stati noi. Ma no. No. Qualcos'altro. Il gigante è morto. Non c'è più. Perché il serpente ci ha lasciati qui? Ah no, ancora. Guarda. Un falco. È Freya. 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 Possiamo fidarci. Non molto, dato che la madre del nostro acerrimo nemico. Finché non ne siamo certi, tieniti a distanza. Il serpente del mondo. Che gli è accaduto? Speravamo lo sapessi tu. Sei lontana da casa. Sto cercando mio figlio. Grazie a voi. Vedo le cose più chiaramente. Non sai dove si trova? No. Ma tra boschi e campi echeggia il suo nome. Dovrebbe trovarsi qui a Midgard. Mi sa che è stato lui a spaccare il serpente. Da quanto non lo vedi? Da molto tempo. Da prima che tu nascessi. Ma davvero? Perché sei così distante da me?
Non ci fidiamo delle streghe. Che cosa c'è? È successo qualcosa? Laggiù! Guardalo! Così dalle acque. Lo sapevo che colpendo il gran serpente vi avrei fatto uscire allo scoperto. Avete una qualche idea, una vaga idea di quanto mi siete costati? Oh, figlio mio. Oh, un'allegra famigliola riunita. Ora vuoi fare quello che non sei riuscito a fare. Madre. Sono qui. Non scappare. Non ne ho nessuna intenzione, madre. Lo so che sei ancora arrabbiato. Lo so che quello che provi non è cambiato, ma io voglio... Che cosa provo? Cosa provo io? Sai, ho passato gli ultimi 100 inverni a immaginarmi questo momento. Ho ripetuto nella mia testa tutto quello che ti avrei voluto dire, ogni parola, perché tu capissi esattamente quello che mi avevi rubato. Ma adesso mi rendo conto che ormai non mi interessa che tu capisca niente. Non ho bisogno di te per niente. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente che... Sulla strada che hai scelto, la vendetta, non troverai la pace. Io lo so. L'ho già vissuto. A te... A te io penserò dopo. Prima la famiglia. Ok. Non ti è bastato? E niente, devo diffondere. Si va a pugni. Ma lo posso usare? Lascia. Sì, va bene. Ok, sarà una dura battaglia. Dai, vai a staffare il birbante. Ascolta la mamma. Dai, che fai schifo. Io sono stato in un viaggio assurdo. Ehi, lasciatemi stare. Aia. Oh, oh. Che ti ho fatto? Rot, marcisci. No. Meglio che tu stia lontano, ragazzo. Non sarà un bello spettacolo. Non gli farai del male. No, ragazzo. Come vuoi. Fermo. No! Aia. No. Atreus. Gli manca l'aria. Tu sembri. Respira, ragazzo. Respira. Hai parato un pugno. Sono un dio. Non è il mio sangue. Ah, gli hanno infilato il coltello. Che sta succedendo? Ha usato la roba magica. La freccia magica che lo farà morire. Posso sentire il dolore. Quindi puoi morire ora. Posso sentire tutto quanto. Sì. Ora è vulnerabile. Yes. Ma cosa è successo? Dove l'hai tirato fuori? Chi l'ha scoccata? Madre! Si è risvegliato il gigante! Questo non lo farai! Ma è stata lei a risvegliarlo, ha fatto una magia! Ma dai! No. Ehi. Freya può ucciderci. No, hai sentito il vento? Ci muoviamo. Quella freccia, Baldur ha colpito il vischio. Nella cinghia della faretra. Ah. Il vischio l'ha ferito. Ah, quello che gli aveva spezzato lui. Maledetto. Non solo, l'incantesimo si è spezzato. Può essere ecco perché ucciso. Voleva certo, toglierlo. Ora ricordo tutto. Adesso ricorda. Oh! Ok.
Dobbiamo... Controlla quella cosa. Cosa? Non vi fischiate. Lo farò sì, raggiungere. Sì, sì, sì. No, donna. Non puoi. Vuole ucciderti. Non capisce niente. Nessuno può fermarmi. Occhio. Neanche tu. Occhio. Dov'è? Non mi importa. Dove meno te lo aspetti. Io lo proteggerò. Non lo lascerò morire. Istinto di madre. Stupido istinto presto di madre. Sarà tutto finito. Dov'è? Là. Vai. La devi smettere. Ah! Ora. Ma smettetela voi. Ancora. Ma smettetela voi. Aia. Oh. Mi sento. Però come fa a non morire? Fallo fuori. Se vuoi tanto morire sei contento. Oh, i poteri. Credi? Questo ti fermerà. Però queste lame sì. Vai bambino, Baldurino. È l'ora delle sculacce, Tato. Sì, sì. Kratos ascolta qualcuno? Non credo. Sì! Ah! Yes! Aia, beh, vorrei vedere se tu sei una madre e vedi tuo figlio che viene maciullato da un gigante strano pelato. Si arrabbierebbe, normale. Però, voglio dire, ha fatto abbastanza guai tuo figlio. Ragazzo, il cristallo! Sì! Sì! Cazzo che... Atreus! Ma dove sono Atreus? Adesso? Sono qua su, sto bene. Che stai facendo? E io sto benissimo! Non mi sono mai sentito così vivo! Sta diventando? Ora basta! Arriva! Oh, pure! Non è giusto! Aiuto! Prima di ghiaccio, poi di fuoco, ma deciditi! Ancora! Voglio ancora! Vuoi ancora le botte? Teniso! Dai che sta morendo! Tu mi chiedi le botte, io ti do le botte! È molto semplice! È molto semplice! Incredibile! Te le do! Ferma! Signora! No! No! Pure! No! No! Madre! Adesso si è stancato di prendere le botte, vuole ammazzare la madre. Aiuto! Ok. Veloci. Ma come fa ad arrampicarsi? È agile. È ovviamente magretto. Infatti i suoi pugni non li sentivo neanche, sinceramente. Dai, attrezzo, vieni, per l'ultima volta. Figlio, attrezzo. E merita le sculacce, ha bisogno di un papà che lo decca bene. Là, fermalo. Fermalo, ok. Bravo. Ok, prendici qua sopra. Per favore, abbiamo fatto abbastanza. E io no, non sto soffrendo? Guarda la mia faccia ora. Zitta, madre. Ah, devo... Ok, aspetta. Sì. Vai! Faccialo! Queste solite battaglie al bar, una normale rissa al bar tra dei dita dei piedi. Buttalo giù, no! Oh! Tiragliela! Ecco! Dai! 360 no scoop questo! Gioca a COD mio figlio! Fagli headshot! Vai! Pure! Sì! Punta spilli! Un riso!
È fin the chat, perché presto morirà. Prima che moriate, io voglio ringraziarvi. Nemmeno il padre di tutti era riuscito a compiere ciò che avete fatto voi. Non mi ero mai sentito così vivo. Iron, la morte che ti rende vivo. Furia di Sparta disponibile. Mi dispiace. Cosa? Non sei potere. Perché non morite? Troppo forti. Adesso hai paura di morire? Guarda, manco Dragon Ball, ti giuro. Quanta vita hai però per essere uno che non muore. Per essere uno che sta per morire hai troppa vita ancora. Fallo fuori che ha 2 HP! Nell'arena! Questo cacchio! Ogni volta che cambia colore devo usare armi giuste. Oh! Questo l'ho sentito anch'io. L'ho sentito dall'altra parte dello schermo. Ok, ora accuccia. Annanna. Sì. Sì. Aia. Guarda che noi abbiamo esperienza. Non come te, figlio di un bamboccio. Sei stato immortale per troppo tempo. Sei stato immortale per troppo tempo. E ora insegno come non si diventa più immortali. Guarda. Guarda. Kratos, calmati però. È morto, è morto. Rilassa. No, il ruttino. Scappa, 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 scappa. Che devo fare? Guardate, ho un'idea. Ah? Ha parlato il serpente. Serpente, dacci una mano. Sei stato bravo. Grande. Grande, signor serpente. Io mi devo ricredere su di lei. Ok. Dai, l'ultimo HP. Avanti. Fallo! Fallo! Fermati! Ti prego! No, no, non mi fermo! È sconfitto, padre! No, Atreus! Cosa dici? Perché ritorcido contro me? Tu non ci darai più la caccia e non la toccherai! Non mi serve la tua protezione! Secondo me non ha capito. Houston, secondo me non ha capito. Testina, è stato un viaggio rocambolesco, vero? Non puoi farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai di interferire nella mia vita! Io cercavo solo di proteggerti. Volevo... Ste mamme un po' troppo oltre la linea. Ho fatto molti errori, lo so. Ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Motivoso. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisca. Se vedermi morto risolverà le cose.
Non ti fermerò. È un sogno. Lo so. Vabbè, non ci penso due volte. Cosa? No, padre! Lei sta accettando il destino. Ti voglio bene. Sì, va bene. Ti voglio bene. No, no, Kratos. Dai. Addio. Perché? Che ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce. E l'osso del collo. Dobbiamo essere verso Benedetto. Tragedia greca. In orrenda. No, figlio mio. Sì, 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 proprio tragedia greca. Non ne possono fare a me. Freya. Lo ha scelto lui. Farò piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno e darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell. Questa è la mia promessa. Ti ha salvato la vita. Mi ha privato di ogni casa. Ci siamo fatti una nuova nemica. Di ogni casa. Praticamente lei è... Tu sei un mostro. Sì, vabbè. Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci. Io ti conosco abbastanza. E lui? Cioè, lei facendo l'incantesimo ha fatto accadere tutto questo. Lei aveva predetto che moriva. Ragazzo, facendo l'incantesimo ha creato questa situazione. Ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello Hell era tuo padre. È questo il destino degli dèi. Quindi lui mi ammazzerà. Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremo gli dèi che scegliamo di essere. Un po' tardi. Non però. Quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Sì. Diglielo a lei ora, dopo che gli ho spezzato il collo davanti. Mi sa che ora siamo noi i cattivi. Ai suoi occhi sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza. Jotunheim. Finalmente Naim. A Jotunheim. E il gigante? Jotunheim è vicino. Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare. Ma alla fine sembrava malvagia. No. Avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo. Lei sarebbe morta. Oh cavolo. Comunque, dai. Solo mio figlio può capire. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì.
Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Fardello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Non credo proprio. Andiamo al tempio di Tyr. Non l'ho vista molto ripresa. Sì, Jotunheim ci attende. Dai, però Jotunheim. Tutto è dall'inizio del gioco che volevo vedere sto posto, che mi ha incuriosito un botto. Odino deve averlo convinto che seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il vischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che... Ci siamo! Sono sicuro? E niente, non sapremo mai. Beh, se tutto va secondo i piani... Basta! Seleziona Jotunheim, basta. E ci arriveremo. Questa volta andrà. Questa volta andrà, stai buono, stai buono. Vai, stavolta si va. Stavolta. Sì. Ragazzo, la testa. Preparati. Oh, ok. Preso. Speriamo che questo non ti faccia esplodere. Oh, non ci avevo pensato. Forse dovremmo parlarne un po' meglio. No, andrà bene. Sì, dai, andiamo a casa. Pronto. Oh! Com'è spiacevole. Ora, ragazzo. Devo usare il videoproiettore che abbiamo appena attivato. Ok. Bello. Sono emozionato. Sono davvero emozionato. Ci siamo quasi. Allora, che aspettiamo? Tutto per due ceneri. Lo vedremo. Non dovremo affrontare altre 1000 creature, eh? Beh, ormai credo che siamo pronti. Vorrei dire una cosa prima di continuare. Sei buono. L'ultima cosa che vi serve è una testa in decomposizione che rovini il momento. Io posso aspettarvi qui. La lasciamo qua per terra. Questa cosa riguarda solo voi. È vero. Ma se qualcuno ti trova... Per i morbidi segni perfetti della Dea Sif. Ce l'avete fatta. Scusate. Volevamo assistere. Oh no. No, 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 no. La vecchia. Va bene, diamine, va bene. Badate a lui finché non torniamo. Ecco. Posso farcela? No, dai. No, non posso. D'accordo. Craftategli un corpo, per favore. Pronto? Vieni. Bene. Cioè, ma deve rimanere per sempre come una testa parlante? Eh beh, Freya non credo che ci faccia il favore di ridargli un corpo. Ragazzo, piano per te. Oh no. Mi spiace. Torna qui, per favore. Dove siamo? Questa Jotunheim? E questo? Non so, non mi sembra. O mi sembra? Siamo in cima. Woo! E la luce, baby? Eccoci qua! Guarda, siamo sulle dita del gigante. Yes. Vedo il picco più alto di fronte. Proprio laggiù. È quello? Bene. Sarà contenta, mammina. È fatta. È fatta. Ma perché mia moglie voleva una roba tanto platonica, strana? Vabbè. Non mi servono più le lame. O no? Che cosa fai? Cancello il mio passato. Non ho più niente da nascondere. Ah, la cicatrice delle catene. Possiamo andare. Siamo vicinissimi. Guarda che brassi. Ragazzo. Darò la tua eredità. Portala tu.
Ah, le ceneri di mamma. Vieni, mamma. Andiamo. Ok. Guarda qua. Sono più forte io, mi spiace. Ho fatto più palestra. Ragazzo. Perché è alto sto posto. Non è niente. Credevo solo di sentire le voci. Ok. Da questa parte mi dicono. Erano grandi così, giganti o più grandi? Chi lo sa. Ehi, c'è nessuno? Però hanno fatto le panchine per quelli come noi. Che posto è questo? Saranno passati di qui quando lasciarono Midgard. Odino e Thor hanno rovinato la vita a tutti. Mm. Così, hanno costruito sto posto. Dovrei sentirli, invece no. Questo posto è deserto. Che è successo? Perché mamma ci ha mandati qui? Trovo una risposta e sorgono altre due domande. Sta accadendo qualcosa. Il segreto. Cos'è sta qua? È la tua ascia. È stata... È mia madre. La mamma? Era la mamma. Guarda. Dei giganti? Discute con un gruppo di giganti. What? Lei conosceva i giganti. What? Quando è successo? E com'è che non lo sapevo? Siamo noi. Quando abbiamo incontrato il serpente del mondo. Era tutto predetto? Ma come? E la battaglia con Baldo? Siamo... Ma è appena accaduto. Cioè... Ma come? Sapevano tutto quello che sarebbe successo. What? Il drago sulle montagne. Il gigante muratore. Tutte le nostre epiche gesta. Tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. Ma che mind blowing! No. Questa è la tua storia. Ma... Perché? Che significa? Che non ero l'unico genitore con dei segreti. Aia. Tutti i segreti qua. Non lo sapevi. Se era un gigante. Vuol dire che tu sei metà gigante. Io sono un gigante. Aia, Eren Yeager. Eren Yeager, dovevo chiamarti, altro che attrezzo. Perché non ce l'ha detto? Perché ti vantavi troppo dopo. Sono un dio, sono anche un gigante. Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo. Ma perché non ci ha detto la verità? Avrà avuto le sue ragioni. Esatto. Baldur non è mai stato sulle mie tracce. Stava cercando sempre e solo lei, senza sapere che era solo cenere. Davvero? Se aveva un piano per noi, mi fido. Però? Qualunque esso sia. La razza nascosta. E poi, finora ha avuto ragione. Andiamo. Siamo vicini alla meta. Aspetta che c'è qualcosa qua sotto. Sì. Sì, ci siamo. Io che sono morto. In quella razza c'era Kratos morto che mi ha ucciso Atreus. Tu mi ucciderai. Non se ti uccido prima io. Ah! Guarda, è della mamma. No, è stata però qui. Cosa? Sapeva dove saremmo andati. Non ho visto, però. È come se fosse stata sempre con noi. A proteggerci. Ha vegliato sul nostro viaggio. È stata lei a dare il Finiamola. Via a tutto. Ok. Vabbè. Facciamo finalmente quello per cui abbiamo lavorato da 10 puntate. Si vola, ragazzi. Si vola, guarda che terra. Ah, sono giganti morti questi, aiuto.
Chi li ha uccisi tutti poi? Guarda quanti. Ma sono enormi. Grandi come le montagne. Padre. No. Facciamolo insieme. Figliolo. La squadra. Che viaggio. Vola, mamma. Ora sei nella tua terra. Lacrime virili, spartani. Lacrime virili. E un'altra delle migliori serie del canale di Gabby si conclude con epicità. Addio, Fei. Ti voglio bene, mamma. Che io non l'ho mai vista da poi. Perché non c'era nei vecchi capitoli. Sono tutti scomparsi. Non c'è niente per noi qui. Andiamo. Ma chi è che li aveva uccisi? Che non mi ricordo. Quindi, se mamma era un gigante, perché era piccola? Io sono parte gigante, parte dio. No. E parte mortale. Giusto. C'è solo una cosa che non capisco. Il mio nome sul muro. I giganti mi chiamano Loki. Loki? Loki, quel Loki. Loki. Nani? È il nome che tua madre voleva darti quando sei nato. Ti avrà chiamato così con la sua gente. Ma perché? Ci penseremo un altro giorno. Torniamo a casa ora. Si tratta con il destino che forse intraprenderà. Cambierà nome per non essere Atreus. E niente. Il mio bambino diventerà Baldur 2. Ho capito. Bene. Ceneri della madre esperienza. Adesso tutto è chiaro. Lei voleva che la portassimo qui per stare con la sua gente. Ma sapeva che qui sarebbe stato così. È questo che voleva farci vedere. Desiderava che ne parlassimo o che rimanesse un segreto. Io non lo so. Che facciamo? Vorrei che lo decidessi tu. Oh. Perché hai voluto chiamarmi Atreus? So che non è il nome di un dio. No, era un soldato, uno spartano. Grande guerriero. Tutti gli spartani sono grandi guerrieri. Addestrati dalla nascita, la vita era disciplina, dovere, guerra e morte. Una vita dura e senza gioia. Ma Atreus, lo spartano, era diverso. Aveva dagli la altri. Gioia lui. Lo vedevi sorridere anche nei momenti peggiori. Era allegro e ci infondeva speranza. Malgrado fossimo macchine da guerra, in noi potevano esserci umanità e bontà. Nel giorno in cui donò la vita, il suo sacrificio salvò molte vite e volse la battaglia a nostro favore. Io lo riportai a casa disteso sul suo scudo e lo seppellì con tutti gli onori dovuti a uno spartano. Il suo ricordo c'era di conforto nei momenti bui. Wow, davvero una bella storia. E Mimir se l'è persa. Mio è Mimir. Ma Mimir sa già tutto. Bello comunque i crediti così. Capisco che tu voglia tornare a casa, ma scommetto che da qualche parte ci sono altre valchirie da liberare, altra gente da aiutare. Faremo. Forse mamma ci ha fatto venire qui anche per aiutare chi ne ha bisogno.
Dimmi, che cosa avrebbe fatto Atreus lo Spartano? E che farebbe Loki? Che nome strano. Meno male che mi hai chiamato Atreus. E invece... Poi tipo odierai questo nome. Probabilmente giocheremo come Loki nei prossimi capitoli, se mi uccidi. Ehi, sono così felice di vederti. Ti hanno lasciato qui? Non ne potevo più di questi nani. Che è successo, Mimir? Hanno preso un gran numero di misure, poi si sono messi a battibeccare sul tempo. Dove ti portiamo? Che ne dici di ovunque tranne che qui? Lol. Secondo me vogliono fargli tipo un vestito, una specie di armatura. Sarebbe figo. Esplora con Atreus, potremmo andare in giro con i favori dei nani, Valchiria, tutto quello che volete. Ma io volevo fare una cosa. Mi avete detto che se torno a casa dovrebbe succedere qualcosa. Ragazzi, siamo tornati a casa. Siamo a casa. Dopo un lungo viaggio, sembra che sia passata una vita. Finalmente possiamo riposarci. Ci sono un po' di spifferi, ma è meglio che avere pezzi. Ecco. Ora riposa. Si dorme. Dormirò tutto l'inverno. Si dorme, ragazzi. Mi avete detto voi, torna a casa quando finisce il gioco. Vediamo cosa succede. Ok, può andare. Bene. Dormi. Dormiamo. Sto già dormendo. Ci penseremo un'altra volta. È stato un lungo viaggio, non dormiamo da quanti inverni? 40? 50? Beh, tutto bene. Anni dopo! Quindi è già arrivato l'inverno? Che cos'era? Il tuo arco! Qualcuno è arrivato a trovarci. Sì o no? La nostra casa! Che sto qua? Thor? Chi sei tu? Thor? Perché? Nani. La profezia si fa sempre più vicina. Odino ha udito. Cavoli. Oh! Ragazzi, questo è stato God of War, un viaggio incredibile, veramente veramente un gioco ben fatto, bello, per come è stato craftato, ecco il tutto, veramente una storia lunga ma ben fatta, le battaglie, i potenziamenti, mi sarebbe piaciuto potenziarmi di più, però ehi, volevo finire il gioco abbastanza in fretta anche perché è una serie un po' datata e volevo semplicemente finirlo e vederlo. Non l'avevo mai giocato e ora bene, posso aggiungere anche questo gioco alla mia collezione di giochi giocati. Mi ha divertito, mi è piaciuto. È stata una storia anche di famiglia, che dava risalto al valore della famiglia, delle scelte personali, però anche del destino. Si può scappare al destino? Sono domande che vanno oltre la ragione umana. Beh, vediamo un po' cosa ci aspetterà su God of War Ragnarok, che sarà il nuovo God of War che uscirà tra non molto, dovrebbe uscire quest'anno, quindi incrociamo le dita e speriamo che uscirà molto presto, in modo che lo andremo magari a provare assieme. Ecco, io spero di portarvelo appena esce. Vi ringrazio comunque per la visione di questa serie. Lasciate tanti like per supportarmi, che è stato uno degli episodi, penso il video più lungo del canale. Vi ringrazio di tutto. E noi ci vediamo a prossime fantastiche serie e avventure. Ciao! Boh!